Il padre del bambino è stato il primo a immergersi in piscina a cercare di salvare suo figlio. Dopo che la sorellina aveva detto che non riusciva a trovarlo. Ho cercato salvarlo. Spiega l'uomo che, 2 anni fa, si era trasferito in Italia dalla città russa di Vladivostok insieme alla famiglia in cerca una nuova vita. Dopo lo scoppio della in Ucraina. Ci siamo lanciati in 5, ha detto un altro testimone che è intervenuto per aiutare il piccolo. Il padre del bambino, eravamo esausti ma non potevamo estrarlo. Ho le braccia piene di tagli. Ci abbiamo provato per un'ora. Per recuperare il corpo erano i subacquei dei vigili del fuoco che hanno smantellato il gasdotto. Il procuratore di Tivoli, guidato da Francesco Menditto, indaga sulla questione, su cui emergono ancora molte domande. Un'indagine è stata aperta per colposo contro persone sconosciute, mentre il sistema è stato sequestrato. Nel frattempo, i carabinieri hanno già iniziato le ispezioni, verificare controllo caso tutti il tutti. Qualsiasi carenza sicurezza. La prima domanda su cui gli investigatori stanno cercando chiarire è se il canale di scarico avesse o meno una grata protezione. Accetto alle prime ispezioni fatte dai militari e dall'ASL. La griglia non era presente. Un altro pezzo dell'emerge anche un'indagine che riguarda la presenza dei bagnini a bordo piscina e le procedure sicurezza che prevedono il controllo delle piante prima di iniziare il sistema pulizia. Segnalati attraverso gli altoparlanti. Accettare alcuni testimoni. Sarebbe passato pochissimo tempo tra gli avvertimenti vocali, ciò ha invitato gli ospiti a uscire dall'acqua e le grida di aiuto del bambino. Attraverso i video della struttura, i carabinieri saranno in grado di accertare se il bambino è rimasto in acqua anche dopo gli annunci o se è caduto lì. Il precedente nel 2021 si era verificato un altro incidente nella struttura palombara Sabina, dove un ragazzo di 8 anni aveva rischiato morire in uno dei carri armati. Non a causa dello scarico. Per salvarlo era Michele Maiellari, un pneumologo dell'Accavaviva delle Fonti Hospital IL Piccolo. Senza vita cianotico. Era stato recuperato dai bagnini e il dottore lo salvò con un massaggio cardiaco, una bocca che respirava la bocca per la piscina. Non posso dire se qualcosa non ha funzionato, ha commentato Maiellari riferendosi alla tragedia. Come riportato da Corriere della Sera, è certo che 2 anni fa ho trovato il bambino sul bordo già. Sul bordo piscina. Ma ricordo che quella sera fu dato un avvertimento del suono. Un avvertimento di volume. Perché dovevano pulire le piscine e quindi i carri armati dovevano essere svuotati. Erano chiari con gli altoparlanti e 2 volte il primo avvertimento con largo anticipo per segnalare l'inizio successivo delle operazioni. Il secondo immediatamente prima di ripensare i carri armati. Quindi tutti abbiamo dovuto muoverci lontano dalle piscine attorno alle quali, per queste operazioni, non ci deve essere nessuno. Ed è stato vero.